Ciao a tutti ragazzi, qui è Lassio e oggi ci troviamo in un video su Seven Deadly Sins Grand Cross. Ma oggi non ci troviamo con una guida o altro, ma un video speciale, perché oggi sono qui con lo showcase del mio box. Dopo che anche molti me l'hanno chiesto anche in live, mi fai vedere un po' il box, mi fai vedere se hai questi PG e così. Oggi sono qui per fare un video abbastanza speciale, così vi faccio vedere un po' il mio box dopo un player che gioca da un anno. Ormai io gioco da un anno e un mese, gioco dal day one che ho questo account, quindi è un account di un player dal day one, mettiamolo in questo modo. E quindi vi faccio vedere un po' quali sono stati i miei progressi, come ho organizzato il mio box, quali sono i PG che ho e quelli che non ho. Ok, allora, vediamo un po' subito. Prima di tutto vi faccio vedere che il mio CC totale, come potete vedere, è di 4.050, quindi 4 milioni di CC li ho fatti. Potrei avere anche di più, 4 milioni e mezzo, li aggiungo soltanto se do tipo gli equip a tutti quanti, perché se vedete, non tutti i personaggi hanno gli equip. Quindi basta che, cioè, do gli equip a tutti e risolvo il problema del CC. Potrei avere molto molto più CC, però non avendo voglia, non voglio fare, diciamo CC falsato, mettiamolo in questo modo, perché sarebbero degli equip che non darei mai a questi personaggi. Con calma, visto che dovrò fare gli equip a tutti i personaggi del box, prima o poi salirà il CC con calma, non vado di fretta. Allora, come possiamo vedere, vi faccio vedere giusto i personaggi, quelli importanti, diciamo, quelli più forti, diciamo, del gioco. E i PG unici che soltanto chi ha partecipato alle collab può avere. Vabbè, intanto abbiamo M, come sapete ho fatto doppio giro su di lui e lo abbiamo 6 o 4 su 6. Come vedete, not bad, veramente tanta roba M, nulla da dire. I vestiti, a livello di vestiti non ho shoppato chissà cosa, ho preso soltanto questo qua. Però intanto quelli che c'ha ce li ha maxati. Poi abbiamo, dopo M abbiamo The One. The One avete visto gli showcase sul canale, lo stesso, veramente tanta tanta roba, è 2 su 6, purtroppo lui è 2 su 6, si spera in futuro di portarlo su di special. Ha tutti e 5 i vestiti maxati, come potete vedere. Quindi lui veramente è veramente carro armato, quando critta, quando vuole crittare me lo fa sapere. Poi abbiamo Kyo, questo è un PG della collab, che ho 3 su 6, sì, non ha nessun vestito shoppato, anche perché ai tempi si poteva prendere solo con i soldi, se non sbaglio. Non mi ricordo nemmeno se c'aveva dei vestiti shoppabili. Comunque ho i suoi vestiti base, diciamo. Poi vi faccio vedere direttamente da qua. Vabbè, Hendrickson King Festival, che non c'ha quasi nulla di shoppato. Giusto gli shoppa qualcosina, ecco, gli potenziai qualcosina per lo showcase, se non sbaglio, che fece. A parte quello, non l'ho utilizzato più di tanto. Poi abbiamo Ludosiel. Naturalmente ognuno di loro ha gli equip wear tranne qualcuno, cioè facete Ludosiel che io ho fatto da poco il set wear. Ok, poi che ne so, pure AM, però gli equip di AM dovrebbero essere quelli di Lost Vein. Ad esempio, non lo so, se vi faccio vedere, questi sono gli equip suoi, ma non è vero. Sono questi gli equip suoi. Se prendo quelli di Lost Vein, questi sono gli equip di AM che condivido sia con AM che Lost Vein. La stessa cosa Day One, gli equip di Day One li condivido sia con lui che con il green, che con il rosso. Come vedete, è un attacco crit damage. E così via. Hendrickson, se non sbaglio, non ha equip. Esatto, lui è un attacco crit. E così via, lui nemmeno ha gli equip. Poi abbiamo Litz, la stessa cosa, che è 5 su 6. Di poco non è maxata, è 5 su 6. Abbiamo degli equip che non ha, però i suoi sono HP def. Vi faccio vedere, sono questi. HP def. I VG principali, diciamo, hanno tutti il loro set UR. A parte qualcuno che devo ancora finirlo di fare. Poi abbiamo, come vedete, tutti e 5 gli slot dei vestiti maxati. Che pure questi è un investimento a livello di gemme e a livello di risorse potenziali, però ne è valsa la pena, visto che è un PG che si gioca ancora tuttora in PvP. Poi abbiamo Eren, questo è un altro PG, diciamo che si poteva avere soltanto chi ha partecipato alla collab di AOT. Vedete, 6-6, lo regalavano, quindi no problem. Il guardaroba è quello che è, però gli potrei maxare pure i vestiti, non è quello il problema. Anzi, facciamo una cosa, rimuovo questo, lo faccio con voi e metto questo SSR. Giusto per... Le armi sono queste e gli oggetti cosmetici sono questi. Lo stesso questo si poteva, se non sbaglio, shoppare dei vestiti tramite i soldi, ma non ho preso. Poi abbiamo, vabbè, Esta Rossa. Lo stesso coin shop ce l'ho 4 su 6, mi sembra, sì. Derini Rossa, che ho 5 su 6, buildata attacco def. Sì, ho 5 su 6. Pure le qualche vestitino ce l'ho, io l'ho potenziato, se non sbaglio. Fatemi vedere, sì, esatto, qualche vestitino pure su di lei l'ho potenziato. L'attacco, la difesa, gli HP tutti potenziati. Ci sta, ho investito un bel po' di risorse per potenziare i vestiti di questi personaggi. Droll, che da poco ho fatto 6-6, perché oggi nel coin shop questa settimana c'è stato Droll, quindi l'ho 6-6. A livello di guardaroba pure qualcosina gli ho potenziato a lui, esatto, qualcosina giusto a livello di DPS, se non sbaglio, sì.
nulla di eccezionale con calma, gli devo potenziare pure lui tutti i vestiti perché poi lo gioco con AM. Esca Green, non ve lo dico nemmeno, lui è stato uno dei primi ad aver avuto tutti i vestiti maxati, tutti e 5 i slot, come vedete. Tutte e 5, anzi, mi manca la spadina qua. Va bene, va bene, non ho problemi qua. Vabbè, quasi, quasi maxato, mettiamolo in questo modo. Vedete, pure lui ci ho investito parecchio perché Demi si giocava pure in PvP. Poi ci facevi tutti gli eventi PvE e è stato un ottimo investimento pure i tempi. Grazie, ma no. Poi abbiamo Lilian, che è 6-6, come vedete, l'ho ucciso. È uno dei pochi che ho 6-6. Ne ho un altro paio di uccisi 6-6, però è uno dei pochi. Come vestiti maxati ha solo questa. E basta. Più che altro perché si giocava solo con Divel. Poi l'ho iniziato tipo a potenziare un po' tardi, quando tipo il team di Dimmer già non si giocava più, quindi ho deciso di rinunciarci. Poi Dian Verde, che lei è 5 su 6, ottimo pure lei da giocare con Escanor, soltanto che gli dovrei comprare i vestiti, che non ho. Dian Blu lo stesso l'ho fatta io dalle stelle rosse perché andava sub a King Blu, questo qua free to play, e quindi gli ho fatto, visto che ce l'ho 5 su 6 mi sembra. Ah, ce l'ho 6-6, visto che ce l'ho 6-6 gli avevo dato le stelle rosse. Poi abbiamo Dimmel Blu, vabbè, Dimmel Blu nulla da dire, 6-6. Ai tempi era uno dei migliori team in meta, attualmente non serve un cazzo. Però vedete, c'aveva pure le armi maxate, possiamo mettere in questo modo. Vabbè, abbiamo Dimmel Rosso, Lost Vin, che è 6-6. Naturalmente con tutti i vestiti shoppati. Ah, non tutti i vestiti, solo questi, mi sa. Ne avevo 3, ok, 3 li ho comprati, poi le armi maxate. E questi qua, lo stesso 3. Ok, ok, non avevo investito tantissimo sul nostro main, però giusto, importante è avere l'attacco maxato. Poi Merlin, che dire, Merlin è il mio personaggio preferito, quindi 6-6 naturalmente la base. E come a livello di vestiti, qua ne abbiamo proprio da vendere, quanti ne volete di vestiti qua. Vestiti, armi lo stesso maxate, oppure quest'altro. Quanti ne volete, li vendo i vestiti di Merlin. Ho acquistato vestiti pure che non servivano, perché già ne avevo 5, vabbè. Per Merlin questo è altro. Goder rosso, purtroppo, mancandomi Goder verde, ce l'ho naturalmente 6-6, Goder rosso. Purtroppo non ho potuto utilizzare il Goder verde, quindi il suo full skin e tutto. Come vedete, queste sono altre skin maxate su Goder. Non ne ho maxate 5, perché mi manca la skin quella di Goder verde. Quindi sto aspettando che riuscirà a trovare un giorno sto Goder verde e gli maxo l'ultima skin che gli serve. Poi abbiamo King Verde, vabbè, 4 su 6, che mi sembra la special è 4 su 6. Ok, quindi gli ho dato le stelle rosse giusto giusto, per fare il demone grigio, non per altro. King Blue 6-6, oramai ai tempi macchina di distruzione di massa. Attualmente è giocabile giusto per fare qualche evento della storia al massimo. Tutti i vestiti maxati avevo, esattamente, a parte queste per l'attacco, ma vabbè. O questo, come vedete, pure su lui ci ho investito parecchio ed Epic, lo giocavo in PvP, quindi... ci ho investito. Zeldris rosso 3 su 6, ma perché ce l'ho proprio 3 su 6. Cioè, ho 3 stelle rosse su 6, ma perché, come vedete qua, è 3 su 6. Di vestiti non ho shoppato nulla, mi sembra Zeldris, esatto. Non ho preso proprio nulla. Zero, devo iniziare a investire pure su di lui, che si gioca naturalmente col team di AM. Zeldris blu, lo stesso è 3 su 6. Tarmiel, portato dalla batch di AM, è 2 su 6. Da non averla 2 su 6. I vestiti non ne ho preso nemmeno mezza, anche perché non lo uso. Gli devo ancora fare il set apposito full def. Poi ho skippato Sariel, ma Sariel è 3 su 6. Lo stesso fatto dalla base di M. No, ma no, quanti inviti mi stanno andando? 3 su 6, però i vestiti lo stesso non ho shoppato nulla, non c'è nulla di maxato. Poi abbiamo Mono, la nuova 2 su 6. Nulla, a parte farci il boss esca, non ci ho fatto nulla. Istin verde, non ci ho fatto mai nulla. Derieri blu, che ho utilizzato per il team di M, ma avendo Droll 6-6 preferisco rispetto a una Derieri 2 su 6, visto che Droll mi vende anche di più il CC. Derieri verde, mai usato a parte qualche tentativo per fare, cioè, sempre in PvP. Me la suga qua, gli devo comprare qualche vestitino che mi servirebbe perché la gioco. Ce l'ho 2 su 6, dovrei portarla pure 4 su 6 con le stelle rosse, però sto aspettando di prendere i coin. Man Blue che uso per il demone rosso. Rugal PG unico della collab con Koff, ecco, mi sono ricordato. Lilia rossa, PG carino, nulla di che. Istin blu che uso per il demone rosso, Valentin blu stessa cosa, non si usa a parte per fare il ban final boss ai tempi. Arthur verde può essere usato per farmare, lo regalavano. Ecco perché ci ho cliccato, non lo so. Poi abbiamo Embran verde che si usa per il boss Gilda, sempre utile con il shop. Lei è lo stesso di collab di Koff, lei della collab di Koff, Occo che regalano. Mikasa, Eren e Levi della collab di AOT. Che dovrei avere Mikasa, ce l'ho 3 su 6, ok. Poi ho Levi 3 su 6, Eren verde 1 su 6.
Ok, era l'unico infatti che non mi era uscito, era nei tempi. Che se non sbaglio presi scambiato 3 coin dallo shop, ma non mi vorrei sbagliato. Comunque ho tutti quella colomba di AOT 3 su 6, tranne era in verde. Non serve un cazzo però. Zaratras, che oramai lui è il mio meme finale, 6-6 da una vita. E potevo farlo tipo pure 20 su 6, una cosa del genere. Però purtroppo il gioco decide di continuarmi a dare. Io che devo fare? Lo scambio nel coin shop. Poi abbiamo le due tizie qua, Zangia e Zanè, Zaneri e come cazzo si chiama? E Jenna. Che servono per avere il drop garantito nei boss in Hell. E Latte che serve per il guild boss. Camilla che è 6-6, un altro C che ho 6-6 che non userò mai però. Cioè ho 6-6, si può mai sapere. Poi che abbiamo Shin che ce l'ho 1 su 6, nulla di che. Mono, giusto no, lei è Roxy, Mono è quell'altro. Roxy che ho 3 su 6. Carina, ma non la utilizzerò mai, anche perché lei è quella che si baffa con gli umani, quindi in futuro può darsi pure che avrà un'utilità. Valenti Verdi che ho 3 su 6, che la utilizzo soltanto, cioè il set apposito, full def con resistenza. Come vedete, un full def con resistenza substats, sì. Che lo uso per il boss, per il grey verde, per il grey, visto che non ho Goder verde, quindi utilizzo Valenti. Poi questi sono un botto di SSR, un botto di SR potenziati a UR. Death Pierce che ho 2 su 6, con calma lo sto portando 6-6 visto che può essere utile, può essere utile. E così via, poi abbiamo lui della collab di vita da slime, Benimaru, Milim e Rimuru che sono tutti 1 su 6. Anche l'SR che regalavano 5 su 6, quindi nemmeno 6-6. Bella scammata dell'SR. Poi abbiamo lui che è 6-6, Frauduri lo stesso, che può essere utile, carino, ma nulla di eccezionale. Cioè, non mi piace giocarlo. Poi Mospit, abbiamo Esca Rosso, che è lo stesso 6-6, gli stessi vestiti dell'Esca Green. Kick Scorreggione, Elioc, Diane e altri SSR così come potete vedere. Altre Merlin, che sono gli stessi vestiti dell'altra Merlin. Questa Diane che come sapete la mia vale 30 euro perché questa l'ho presa dal ticket. Bella merda. E poi niente, questa che serve per spawnare i rossi ogni battaglia boss che fate, sono garantiti i rossi. E così via, ci sono altri PG, come vedete altri OC che non ho potenziato nemmeno, non ho cagato di striscio. E poi questi sono i PG che mi mancano. Lui questo Elbra si prende solo se fate top 100 PvP. Quest'altro SR, il baffone qua, si prende soltanto se fate sempre top 100 PvP. E il resto PG che utili e non utili, Denzel che avrò il garantito, quindi un PG meno da qua soltanto tramite Denzel. Occhioso va bene, il latte che era limited. Poi vabbè, queste altre due sono uscite da poco. E questa qua è quella blu di Halloween, Goder verde come sapete. Jericho questa per spawnare i boss, quest'altro Melos di Halloween. Non è che mi mancano tanti PG, mancano giusto quei 2-3 limited e qualche PG un po' difficile da avere, tipo questi del PvP. Poi abbiamo questa Valenti che è uscita da poco. Questa Istin la stessa che è uscita da poco. A parte questi, pure King Scorreggione del 48. È l'unico PG che mi manca veramente, che è vecchio, vecchio, vecchio. Va bene, signori, questo era il mio box. Fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Voi a quanto state di CC? Come state messi a livello di PG? Anche perché questo, l'ho detto, è un box da, di un giocatore da un anno e passa. Che io ormai gioco dal The One. E non è facile da avere, anche perché io non è che sono free to play, quindi è anche difficile da un free to play avere un box del genere. Però se siete sculati e trovate tutto subito, potete anche aver investito, credo, con le gemme, avete preso vestiti e quindi avete migliorato il vostro box. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa ne pensate, voi che box avete, quanto CC avete raggiunto. E noi quindi ci vediamo al prossimo video.